tutti ragazzi, bentornati su Fumetti Senza Paura, oppure benvenuti se è la prima volta che visitate il canale. E siamo arrivati al video acquisti di marzo 2021, ragazzi. Tanta bella roba, questo mese veramente è stato un mese abbastanza proficuo per quanto riguarda le letture, ma soprattutto un mese molto molto ricco per quanto riguarda gli acquisti. Sono uscite infatti alcune novità, ma soprattutto ragazzi c'è un ritorno prepotente del fumetto americano che mancava su questi schermi da un bel po' per quanto mi riguarda e anche dalle mie letture. Infatti sono stato molto contento di leggere qualcosa di americano supereroistico che mi abbia fatto piacere dopo tanto tempo. Direi però di non perderci troppo in chiacchiere. Vi ricordo prima di iniziare che qui sotto in descrizione trovate i link di affiliazione Amazon di alcuni di questi titoli, quelli ovviamente disponibili sulla piattaforma. Ricordate però di utilizzare quei link solo ed esclusivamente se non avete una fumetteria nelle vostre vicinanze, altrimenti ragazzi, come faccio io, andate alla vostra fumetteria di fiducia. Detto questo, direi di iniziare proprio dai fumetti americani. Cominciamo con DC Comics e con un evento che io sinceramente non avrei voluto prendere, ma essendo che sono molto debole nello spirito, mi sono lasciato ovviamente abbindolare da Panini. Questo perché l'evento si chiama Death Metal e che cosa facevo? Lo lasciavo lì e non potevo mica lasciarlo lì, e quindi niente, me lo sono portato a casa. Ovviamente insieme all'evento scritto da Scott Snyder e disegnato da Greg Capullo, vi faccio vedere qualche tavola perché insomma vale la pena, visto che il fumetto si apre ragazzi con Wonder Woman che imbraccia una motosega. Direi che insomma l'ignoranza qui è a palate. Io avevo già letto insomma Batman Metal, non mi aveva fatto impazzire, come non mi aveva fatto impazzire la storia del Batman che ride, che tutti insomma stanno amando, però a me sinceramente non aveva fatto impazzire. Ma perché mi sono lasciato abbindolare, stavo dicendo? Perché insieme a questo numero 1 veniva venduta la variant con in copertina i Megadeth, disegnata da Guarnido, lo stesso disegnatore di Blacksad, e insomma che facevo? La lasciavo lì? E che facevo? Non prenotavo tutte le altre variant a tema metal che usciranno da qui nei prossimi mesi? Sono una persona debole, come vi dicevo prima, sono una persona debole. Rimaniamo in tema Batman con lo Scuro Principe Azzurro di Enrico Marini. Vi ho già portato un video per quanto riguarda questo volume, una storia che mi è piaciuta abbastanza, ovviamente non il capolavoro di Batman, ci sono tantissime storie molto più belle per quanto riguarda il Crociato Incappucciato, ma sicuramente una bella storia da leggere e che vi tiene compagnia. Se non avete mai letto tra l'altro Batman, vi consiglio magari di farlo con questa storia, perché non è niente di troppo impegnativo, è disegnata in maniera egregia, stellare oserei dire per quanto riguarda Enrico Marini al tratto grafico, e soprattutto, come dico anche nel video, la consiglierei ai neofiti perché è una storia molto molto semplice e anche molto classica. Abbiamo il duello Batman Joker, insomma, per chi è cresciuto magari e ha visto solamente i film di Batman, magari per approcciarsi ai fumetti potrebbe leggersi questa graphic novel, che sicuramente male non gli fa. Passiamo alla Marvel con i volumi 19, 20 e 21 di Daredevil. Ragazzi, sono rimasto abbastanza indietro con la lettura del mio supereroe preferito, sono indietro di una quindicina di numeri per quanto riguarda la lettura dello Spillato, però lo sto continuando a prendere, non tutti i mesi, aspetto che insomma si accumulino alcuni numeri in fumetteria per prenderli, però ragazzi, finché l'ho letto è stata probabilmente una delle letture Marvel più belle insieme a Hulk e Venom, che mi è dispiaciuto tantissimo lasciare. Vi faccio vedere qualche tavola perché i disegni abbiamo Marco Checchetto, alla storia c'è Chip Zdarsky. Sono molto curioso di riprendere la lettura di questo ciclo narrativo di Chip Zdarsky perché i primi 6 numeri che avevo letto insomma mi avevano gasato moltissimo, speriamo che mantenga la sua qualità anche nei volumi successivi. Passiamo a Image Comics con Invincible, la variant del numero 1, uscita apposta per celebrare insomma la nuova serie TV uscita su Amazon Prime. Ragazzi, ho visto i primi episodi, forse ne parleremo in un video, non vi voglio spoilerare nulla, però non è che mi abbiano convinto più di tanto, e no, il problema per me non sono state le animazioni, che insomma ci potevano anche stare, mi ha dato un che di vintage nel 2021 vedere quelle animazioni.
Comunque, questo ragazzi è la variant del numero 1. Io vi consiglio di leggere il fumetto di Invincible, che è assolutamente una figata, proprio a mani basse. Io sto continuando il recupero, l'ho lasciato fermo, insomma, per un bel po' di tempo, però posso dirvi che è uno dei miei fumetti supereroistici preferiti. A, per come viene trattato il tema proprio di archetipo del supereroe, B, per la storia in sé, che è veramente fantastica. Robert Kirkman si è divertito come un bambino a scriverla e si vede a ogni pagina. Questa variant del numero 1 ha la copertina, tra l'altro, di Ryan Otley, disegnatore che poi si sostituirà a Cory Walker. Ovviamente è scritta da Robert Kirkman. Ragazzi, leggete Invincible, perché se non lo fate siete dei babbi. Ah sì, e date anche un'occhiata alla serie TV, fatemi sapere tra l'altro cosa ne pensate nei commenti se avete visto i primi episodi. E poi arriviamo al fumetto che avevo lasciato, insomma, parcheggiato nella pila delle cose da leggere da un bel po' di tempo. Ho infatti letto il volume 4 di Lock and Key, Le chiavi del regno, intitolato Joel e Gabriel Rodriguez rispettivamente per storia e disegni. Non mi ricordo se vi avevo fatto vedere in qualche video acquisti questo volume 4, ve lo faccio rivedere per sicurezza perché sono tardo. Volume bellissimo, mamma mia ragazzi, però il volume questo mese che mi è piaciuto più di tutti è stato il volume 5, intitolato Ingranaggi, dove veniamo a scoprire il passato di Kiaus, dove veniamo a scoprire cosa è successo a Randall Locke nella sua adolescenza a Kiaus e soprattutto chi ha inventato le chiavi, di che materiale sono fatte, eccetera eccetera eccetera. Mamma mia ragazzi, che figata questo fumetto. Ho già comprato il volume 6, lo vedrete però insomma negli acquisti di aprile. Non vedo l'ora di scoprire il finale, ragazzi, perché secondo me sarà qualcosa di incredibile a mani basse. La serie TV a confronto è un team drama, quindi se volete approfondire se vi è piaciuta la serie TV, ma anche se non vi è piaciuta, date una possibilità al fumetto, ragazzi, perché è qualcosa di incredibile. Ah giusto, non vi ho fatto vedere i disegni, purtroppo gli spoiler sono dietro l'angolo per quanto riguarda questo volume, però vi faccio vedere questa, che insomma è la recita scolastica a cui hanno partecipato Randall Locke e i suoi amici. Mamma mia ragazzi, che bomba atomica questo volume, mi è piaciuto tantissimo. I disegni di Gabriel Rodriguez a un primo impatto erano un po' particolari, però continuando con la lettura mi sono abituato al suo tratto e devo essere sincerissimo ragazzi, mi piace veramente veramente tanto, soprattutto per la caratterizzazione e il character design dei personaggi. Quindi ancora una volta leggetevi Lock and Key. Passiamo ai manga e direi di farlo con Goen, perché abbiamo i volumi 8 e 9 di Dentro Mari. Grazie Goen, ce l'abbiamo fatta, abbiamo concluso anche Dentro Mari, opera di Shuzo Shimi, che si conclude appunto con questi due volumi. Ragazzi, mamma mia, mi è piaciuta tantissimo, ma proprio tanto tanto tanto. Ha anche scavalcato insomma i fiori del male per quanto mi riguarda nel mio cuoricino delle opere di Oshimi. Dentro Mari, al pari di Happiness, è l'opera che mi è piaciuta di più del maestro Oshimi. Ci sono tantissime tematiche al suo interno, l'adolescenza ovviamente, la scoperta di se stessi e altre che non vi posso spoilerare. Ne ho parlato però molto più approfonditamente in un video che vi lascio qui sopra nelle schede. Nel caso ragazzi, andatevelo a vedere se volete sapere la mia, insomma, in maniera un pochettino più completa. E soprattutto all'interno di quel video c'è una parte spoiler che è stata messa proprio alla fine del video per poter spiegare il finale di Dentro Mari secondo il mio punto di vista. Quindi se avete già letto Dentro Mari e siete curiosi di sapere un pochettino che cosa ne penso più nel dettaglio, vi consiglio vivamente di andare a vedere quel video. Passiamo a Star Comics con i volumi 1 e 2 di Rohiro di Akira Hiramoto. Mamma mia! Ragazzi, che caspita ho letto in questi due volumi? Che caspita di storia è? Rohiro è un manga che continuavo a vedere nei video acquisti di tutti i canali, insomma, che seguo, quasi tutti. Mi ha sempre incuriosito per questa, insomma, commedia degli equivoci, dove vediamo, lo faccio vedere proprio in questo disegno qua, questo ragazzo che per uno scambio fortuito di valigette si ritrova a fare, diciamo, il cosplay di un idol per poter partecipare ad un colloquio per infiltrarsi all'interno di un'organizzazione criminale. Da lì partiranno una marea di doppi sensi e di equivoci che non sto neanche a dirvelo.
Devo essere sincero però, raga, a me questo primo volume, il secondo non l'ho ancora letto, quindi non vi faccio vedere nessuna tavola del secondo volume, però il primo volume l'ho letto, mi ha divertito, cioè mi ha piacevolmente divertito, infatti penso che lo porterò avanti fino al sesto volume, che insomma è il numero con cui si conclude la serie. È lo stesso autore di Prison School, manga dal quale sto abbastanza alla larga perché van bene sei numeri di trash fatto in questo modo, ma lungo come Prison School direi anche no, al massimo mi guardo l'anime, l'ho già visto, no, anche no. Che dire, sono stracurioso di vedere come va avanti, anche perché la fine di questo volume ci lascia con un colpo di scena abbastanza caruccio, quindi vediamo, insomma sono molto curioso, fatemi sapere se state leggendo questo titolo che cosa ne pensate. Questi ve li faccio vedere insieme, passiamo a J-Pop, abbiamo i volumi 1 e 1 di Rent-A-Girlfriend e Noin, rispettivamente di Reiji Miyajima e di Tsutomu Takashi. Di questi due volumi ci ho realizzato un video prime impressioni insieme anche al primo volume di Sing Yesterday For Me uscito il mese scorso, lo trovate qui sopra nelle schede. Mi sono piaciuti tantissimo entrambi, uno per un motivo, l'altro invece per un altro motivo ancora. Solamente una cosa, ho delle perplessità ovviamente su entrambi i volumi e su entrambe le storie, ve le dico appunto nel video che vi ho citato prima, quindi anche lì se volete un'opinione un pochettino più specifica a riguardo vi consiglio di guardare quel video. Continuiamo con i manga, passiamo ad Ainit con la collana ovviamente Showcase, il bambino di Dio di Nishioka Kyodai, il duo di fratelli che ultimamente insomma mi è stato straconsigliato soprattutto da Dili. Questo volume infatti arriva proprio da un consiglio di Dili che ho voluto seguire. Ragazzi, mamma mia, un volume super disturbante, disegnato in questa maniera stranissima che ricorda un po' Picasso, nell'epoca cubista credo si chiami, io sono ignorantissimo di arte però mi ha ricordato un po' Picasso, non so come mai, forse per i volti dei personaggi. Una storia particolare che ci narra la nascita, la crescita e lo sviluppo tramite alcune fasi della sua vita di un serial killer. Mamma mia ragazzi, un volume inquietantissimo, ve lo straconsiglio, veramente 15,90 euro spesi da Dio per quanto mi riguarda, un volume tra l'altro come vi dicevo super disturbante soprattutto per i disegni, perché ci sono dei disegni che per quanto mi riguarda mi hanno disturbato parecchio. Sono inquietantissimi, vi consiglio tantissimo di leggervelo la sera prima di andare a dormire con la luce spenta. No, non sto scherzando, è un consiglio molto molto serio. Passiamo a Planet Manga con Kushami di Naoki Urasawa e Chu in italiano, volume unico abbastanza dimenticabile dell'autore, una raccolta di storie che insomma non sanno né di carne né di pesce. Me ne sono piaciute 2 su 8, mi pare ce ne siano all'interno, non mi ricordo, ve ne parlo meglio però nel video che trovate qui sopra nelle schede dove ho analizzato insomma e dato un parere storia per storia, quindi se siete curiosi andatevelo a vedere. Fortemente sconsigliato se volete avvicinarvi all'autore e pensate di utilizzare un volume unico come questo di storie brevi soprattutto per conoscere l'autore e dire vediamo se posso leggere qualche sua opera lunga. Invece fortemente consigliato a tutti gli amanti di Urasawa che vogliono un pochettino conoscere di più l'autore nel suo aspetto insomma fuori dal fumetto, quindi musicale. Ci sono tante storie infatti dedicate alla musica, una in particolare è dedicata alla sua esperienza in studio di registrazione a LA, quindi ragazzi se siete fan dell'autore è assolutamente consigliato. Sempre di Naoki Urasawa abbiamo Asadora il volume 3, non sono riuscito a leggerlo ragazzi, lo sto aprendo a mio rischio e pericolo, ho una paura di farmi spoiler che voi non avete idea, volevo farvi vedere qualche tavola perché vabbè il tratto di Urasawa insomma è il tratto di Urasawa, eccola qua, spero non sia spoiler, a me non sembra. Però ragazzi, questa serie è strana nel senso che non so se continuare a leggerla, continuarla sicuramente la continuo, ma non so se continuare a leggerla man mano che escono i volumi, forse mi sa che attenderò insomma o che si accumulino tanti volumi e che riprenda a uscire con regolarità, oppure aspetterò insomma un po' di tempo prima di leggerla, perché in patria si è stoppata, riprenderà quest'estate la serializzazione su rivista, con il prossimo volume saremo in pari con il Giappone, quindi
Non lo so. Spy Family, volume 3 di Tetsuya Endo. Non sono riuscito a leggere questo terzo volume, ho letto i due precedenti però. Mi sono piaciuti tantissimo. Anya sicuramente best personaggio per quanto mi riguarda. Va avanti, insomma, la missione della nostra famigliola. Una spy story che continua a piacermi tantissimo, mi fa morire dal ridere. È assolutamente uno dei volumi che apprezzo di più leggere durante il mese. E sicuramente ve lo consiglio se state cercando una lettura, esattamente come la prossima che sto per farvi vedere, che vi faccia un attimo staccare dalle letture, insomma, più pesanti che magari fate durante l'arco di tutto il mese. Plunderer, volume 9 di Su Minazuki. Ragazzi, fate come Faffo, recuperatevi Plunderer. Tra l'altro, ragazzi, se non seguite Faffo, vi lascio qui sotto in descrizione il link al suo canale. Lui si è recuperato Plunderer, gli sta piacendo un sacco, sta piacendo un sacco anche a me. Questo volume 9 purtroppo non sono riuscito a leggerlo, ma i volumi 7 e 8 che ho letto veramente qualche settimana fa mi hanno lasciato a bocca aperta. Siamo arrivati a un punto di svolta per quanto riguarda la trama di questo manga. Molti misteri riguardo tutta la lore, insomma, che c'era all'interno sono stati svelati. I disegni, appunto, di Plunderer mi piacciono veramente tantissimo. Peccato per il retrocopertina componibile che Planet ha sfasato come suo solito, però la storia, ragazzi, merita tantissimo. Se non state leggendo Plunderer, recuperatelo perché merita tantissimo. Altra serie con la quale purtroppo sono indietro è Slam Dunk. La sto continuando a leggere, questa non la apro ma neanche per scherzo, ragazzi, perché tanto i disegni di Inoue li conoscete. Copertina stupenda, veramente bella, mi piace il gioco di colori viola e parquet che ricorda un pochettino quello dei Lakers, però vabbè, forse perché sono fissato io. Cosa vi devo dire? Takeiko Inoue, Slam Dunk, fino ad ora dove l'ho letto è sicuramente uno dei miei manga preferiti. Ho adorato l'anime quando ero piccolo, non potevo non prendere il manga. È la prima volta che lo sto leggendo, non conosco il finale e non spoileratemelo quindi nei commenti, non vedo l'ora di arrivare alla fine, ragazzi, meno due al finale. Altro volume che purtroppo non sono riuscito a leggere è il secondo volume di Spice and Wolf, la double edition. Copertina, ragazzi, molto bella, e anche, insomma, il retro di copertina che riprende quella del volume 4, molto molto bella. La storia originale è di Izuna Asekura, il character design di Iyu Ayakura, mentre il manga è di Keito Koume. Una storia molto particolare, un po' fantapolitica, molto commerciale per quanto riguarda l'argomento, non commerciale nel senso che il manga è commerciale, commerciale nel senso che si parla di commercio all'interno di questo manga. Sono stracurioso di vedere, insomma, come si svilupperà la trama e cosa ci riserverà questo titolo. I disegni, se devo essere proprio sincero, mi piacciono tantissimo, e soprattutto il character design di Holo è qualcosa di incredibile. Akira numero 1 di Katsuhiro Otomo, pensavate non lo prendessi? E invece ci sono cascato anche io. Edizione che ve ne hanno parlato già tutti, è inutile che anch'io metta la bocca su questa edizione. Ha la spugnatura, costa 22 euro, c'ha questa cosa nella prima pagina che è incollata alla copertina, ci sono le pagine a colori su carta patinata, adesso ve le faccio vedere, eccola qui. Oh mio Dio, la nuova edizione di Akira, oh mio Dio, il manga incredibile e must have che tutti dovrebbero leggere, oh mio Dio, però a me, francamente, la prima volta che lo lessi tantissimo tempo fa, mi annoiò tantissimo. Questo perché a me la tematica dei mototeppisti in Giappone è sempre una tematica che non mi interessa, non ha appeal sul sottoscritto, e questo manga non, insomma, non era da meno. Però c'era una chiave fantascientifica che avveniva appunto dopo la terza guerra mondiale eccetera eccetera, che mi ispirava tantissimo. Ho voluto riprenderlo in mano con questa nuova edizione perché mi sono detto, diamogli un'altra possibilità, uno perché io sono cresciuto, due perché sono cresciuto come lettore, quindi ho letto tantissime cose diverse, ho cambiato i gusti rispetto a tanto tempo fa. Vediamo cosa ne penso. Il primo volume di Akira, raga, mi è piaciuto abbastanza, devo essere sincero. Una storia molto particolare che sinceramente mi ricordavo fino a un certo punto. Anche il film a me aveva abbastanza annoiato, perché soprattutto il rapporto fra i vari personaggi secondo me nel film non è approfondito benissimo per quanto mi riguarda. Già in questo primo volume invece mi sono trovato molto più a mio agio, quindi molto probabilmente una volta finita la lettura riguarderò anche il film. Però la questione dei mototeppisti rimane come anni fa.
non mi piace per niente e soprattutto, ragazzi, Kaneda penso sia uno dei personaggi più odiosi che io abbia mai letto all'interno di un manga. Chiudiamo questo video con Sergio Bonelli editore, Dragonero, il sacrificio di Yanna, volume 17. Ovviamente ho fatto un video a riguardo, lo trovate qui sopra nelle schede, volume che mi è piaciuto tantissimo, mi è piaciuto un po' meno lo spoiler nella sua copertina. Ragazzi, sinceramente Dragonero rimane come al solito uno dei migliori fumetti italiani sulla piazza. Se vi piace il fantasy e non state leggendo Dragonero, bravi, ve lo siete detti da solo, siete dei babbi. Abbiamo poi un acquisto fuori programma, ovvero Nathan Never, il volume 358, intitolato I Pirati del Cielo. Non ho ancora letto questo volume, l'ho preso solo e solamente perché, adesso ve lo faccio vedere, ci sono i disegni di un certo Massimo Dall'Oglio. Eccolo qui, disegni pazzeschi, a me Massimo Dall'Oglio piace tantissimo per quanto riguarda il tratto grafico. In questo volume in particolare i suoi disegni mi ricordano molto quelli di Aposins, proprio per, insomma, questo incredibile uso del bianco e questa linea molto 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 chiara. Non sono ancora riuscito a leggere la storia, è una storia che inizia e finisce all'interno di quest'album, non sono un lettore abituale di Nathan Never, quindi spero di riuscire a leggerlo, insomma, senza avere problemi. Mi è stato detto da fonti autorevoli che lo posso leggere tranquillamente. Ciao Yayo, ovviamente trovate il suo canale linkato qui sotto in descrizione. Vi farò sapere sicuramente su Instagram o su qualche altro social, li trovate ovviamente qui sotto in descrizione, che cosa ne penso di questa storia che penso leggerò a breve. Ok ragazzi, grazie mille per aver visto il video, mi raccomando, se non siete ancora iscritti al canale qui sotto c'è il bottoncino per poterlo fare. Se vi è piaciuto ovviamente lasciate un bel like per sostenere il canale e commentatemi qui sotto con i vostri acquisti di questo mese di marzo e soprattutto che cosa avete letto voi in questo mese di marzo e se avete letto qualcosa che ho comprato anch'io, così magari ci scambiamo qualche parere qui sotto nei commenti. Noi ci vediamo ad un prossimo video, ricordate di guardare qui sotto in descrizione per tutti i link e cose che metto come al solito, e per il momento ragazzi, bella lì!